Ecco qua. Oh, oh, oh. Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è sera, sono circa le 10:30, sto registrando questo video ed è l'unico momento che ho trovato libero per registrare oggi perché a fianco a casa mia stanno facendo dei lavori e in altri video, ormai l'avete sentito chiaro e forte, ci sono dei trapani, martelli e quant'altro, però ho dovuto per forza registrare e caricare sul canale, infatti chiedo scusa se l'audio non è dei migliori. Questo invece l'ho potuto registrare un pochettino più tardi. Ed è l'unico momento, la notte, per fortuna, che non lavorano. Stanno facendo dei lavori che vanno avanti ormai da mesi, non so che tipo di lavori stiano facendo, almeno a sapere quando concludono, ma lasciamo stare. Questa è la seconda volta che registro questo argomento, perché la prima volta l'ho registrato e c'era veramente, veramente casino, cioè nel senso si sentiva solo un trapano continuo sottofondo al video, ho detto no, vabbè, buttiamolo e rifacciamo da capo. Negli altri video, in uno dei video che avete già visto sul canale, ho parlato di quanto sia importante il confronto. Il confronto che deve essere inteso come lo scambio tra di idee, di opinioni, fra due persone sullo stesso argomento. Il confronto può essere sia costruttivo che demolitivo, a seconda se ti può lasciare qualcosa o non può lasciare niente. Io mi sono trovato nel corso della mia vita, sia nel corso di studi, ma anche nel corso della palestra e quant'altro, a confrontarmi con gente che non sapeva minimamente di quello di cui stiamo parlando e infatti non mi hanno lasciato nulla, 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 nulla. E parlavano dicendo che quello che facevo io era semplicemente sbagliato e che adottavo una metodica sbagliata, ma di base non spiegavano la motivazione. Il confronto, se io determino che una cosa è giusta o sbagliata, in questo campo, nel campo scientifico, deve essere appunto appurata da alcune ricerche. Non posso dire che è sbagliato e basta perché lo decido io. Portami praticamente le ricerche, portami le prove, per cui quello di cui sto parlando è sbagliato, non se ne viene a capo, insomma, allora ti dico, vabbè, hai ragione. Però nel corso della mia vita purtroppo ho trovato anche colleghi meno qualificati di me, veramente, che leggendo preparazione e quant'altro dicevano che è sbagliato. Io gli chiedo perché. Loro non sapevano darmi una risposta. Perché molte volte è più facile dire che una persona sbaglia che effettivamente lasciarla nell'errore, così, piuttosto che dirgli che sbaglia, dargli una spiegazione e modificare, insomma, quello e correggere l'errore, ok? Molte volte si dice semplicemente che si sbaglia e basta, perché ti devono mortificare. Ecco, quella stessa persona a distanza di tempo, a distanza di settimane, manco di mesi, ha visto che la mia programmazione portava dei risultati, ma non perché io sono giusto, perché io so fare le cose, perché quello che faccio è stato tutto frutto di studio, non di semplicemente dei corsi presi così a pagamento, che quelli li ho pure, l'avete visto, no? Quelli li ho pure, il problema, lo vedrete insomma, i corsi ce li ho, il problema è che io ho studiato 5 anni, sui libri, ho fatto altri tipi di corsi esterni, ok? E continuo a studiare e mi aggiorno continuamente e molto probabilmente mi iscriverò di nuovo ad un'altra specialistica per vedere anche la parte manageriale dell'attività fisica, non solo dal punto di vista fisico, oppure mi iscriverò ad un master di secondo livello, essendo che posso permettermelo perché sono un kinesiologo specializzato, ok? Quindi il confronto costruttivo è un confronto che ho avuto io con persone che ne sapevano molto più di me, e infatti io vado a persone che ne sanno più di me, perché se no andare dalla gente che è meno qualificata, sinceramente ci perdo solo tempo. E quel confronto mi ha lasciato qualcosa. Io ho parlato con gente che avevano anche 2, 3, 4 lauree, tranquillamente avevano pubblicato su gruppi di ricerca, facevano parte di altri gruppi di ricerca, oltre a quelli che già avevano, insomma, portato avanti, avevano borse di studio e quant'altro. Ecco, quelle persone mi hanno lasciato dentro qualcosa, mi hanno trasmesso la voglia di continuare a studiare. Ecco ragazzi, mi hanno trasmesso la voglia di
approfondire quello che sto vivendo, quello che è l'attività fisica, approfondire ogni tipo di elemento, ok? Che poi non si finisce mai veramente di imparare, perché qua nel giro di 6 mesi sono uscite, e ve lo dico, potete andare tranquillamente a vedere le ricerche su, io ripeto sempre, PubMed e Google Scholar, perché sono quelle più fruibili, ma c'è anche ResearchGate, ce ne sono veramente tanti, no? Anche sui siti un po' tipo sulle rubriche, proprio sulle, sui magazine ufficiali e quant'altro, ogni 6 mesi escono 5, 6, 7, 8 ricerche nuove portate avanti magari da anni, smontano una teoria, ne creano un'altra, quindi è impossibile analizzare un elemento, focalizzare solo su quello, perché è capace che il tempo che apprende e capisci bene quello, dopo 5, 6 mesi viene smontato tutto. Però loro, quelle persone, quando mi hanno detto che sbagliavo, me l'hanno spiegato. Ecco, quelle sono che, quelle persone che ti danno la voglia di continuare ad approfondire quello che si vive. Bene ragazzi, il video finisce qua, io spero che sia stato chiaro il mio messaggio, quello che fate, quello che comunque quando vi confrontate con qualcuno, confrontatevi con gente che ne sa più di voi, in modo da poter approfondire bene, ok? Possa dare lo stimolo, no? Ad approfondire quello che state vivendo. Naturalmente io parlo dal punto di vista scientifico, dal punto di vista sportivo, no? Però questo è ovunque, anche nella giurisprudenza, nell'economia, ecco, nella politica. Non vi basate solo su quello che leggete su internet, su Instagram, perché sono cazzate fondamentalmente, ok? C'hanno fondi scientifici, però pure su YouTube si può dire tutto? No, perché? Perché sennò si andrebbe a finire un discorso eccessivamente scientifico e non lo capirebbe quasi nessuno, solo veramente quelli addetti alla lavori, anche perché per parlare dell'attività fisica bisogna parlare di potenziazione, di azione, bisognerebbe parlare di potassio, sodio e magnesio, calcio, bisognerebbe parlare della contrazione, del flusso neuronale, bisogna parlare dell'attivazione delle fibre rosse, delle fibre bianche, insomma, quindi una componente veramente troppo dettagliata sarebbe impensabile, che poi si può fare un video su questo. Certo, non so in quanti lo seguirete, però si potrebbe pensare. Bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che questi piccoli focus, queste piccole esperienze, ecco, vi possano piacere. Ripeto, è l'unico momento per registrare, è quest'ora, è tarda, non posso gridare. Spero che il video si sente bene, ne sono convinto, perché per fortuna la Canon c'ha un ottimo microfono. Ragazzi, il video finisce qua e buon allenamento da InSport. Ciao.